Unlights AICAR, Italian Conference on AIDS and Retroviruses, Firenze, 27-29 marzo 2011. Michele Braveglieri, Università di Verona. Ricerca Sialon, ci puoi raccontare che cos'è esattamente? Allora, si tratta di uno studio biocomportamentale sugli MSM in sei paesi europei. È uno studio che quindi ha raccolto dati di tipo comportamentale con questionari e biologici su campioni di fluido orale per capire quale fosse la prevalenza di HIV e anche di sifilide. Vediamo brevemente i dati italiani, quali sono? Allora, per quanto riguarda il dato italiano, che è limitato a Verona perché c'era una città per ciascun paese europeo, abbiamo una prevalenza dell'11,8% tra gli MSM che frequentano luoghi di incontro gay. Per luoghi di incontro qui io intendo saune, bar, disco, discoteche, luoghi di cruising. Ecco, di questi poi peraltro soggetti risultati HIV positivi, il 56-57, adesso non mi ricordo a memoria, sono risultati persone che non sapevano di essere infette da HIV. Quindi a livello generale possiamo dire che c'è una scarsa consapevolezza del rischio di esposizione sessuale a rischio di infezione anche negli MSM e quindi insomma il ricorso al test deve essere implementato? Certo, è molto probabile. Tra l'altro il dato confrontato con Barcellona e con i paesi europei fa capire che noi siamo in una posizione un po' mediana rispetto alle infezioni non diagnosticate, perché nei paesi europei addirittura siamo all'80% di, in alcuni paesi quasi all'80% di infezioni non diagnosticate, mentre a Barcellona la percentuale è sul 40%, quindi si capisce che Barcellona era anche la città tra l'altro in cui veniva maggiormente riportato invece un accesso a programmi di prevenzione e di test effettuati precedentemente dalle persone che avevano risposto al questionario. Chiaramente nei paesi dell'est invece abbiamo delle percentuali così alte perché in realtà il target degli MSM è ancora abbastanza, come dire, nascosto, ecco, certo. Quindi probabilmente anche meno raggiunto dai programmi di prevenzione. I dati generali sull'epidemia di HIV in Italia in genere insistono molto sul fatto che la maggior parte delle nuove infezioni avviene per una trasmissione eterosessuale. Possiamo dire che il gruppo degli uomini omo-bisessuali sia meno a rischio oppure c'è una valutazione più attenta da fare? No, rispetto c'è a questo? Assolutamente una valutazione più attenta da fare, nel senso che quel dato che viene solitamente riportato riguarda innanzitutto i test che vengono effettuati nei centri clinici, tra l'altro, e il dato sulle nuove infezioni non corrisponde al dato di prevalenza, nel senso che il dato di prevalenza è il dato relativo alla percentuale di persone infette che si stimano all'interno di una determinata popolazione. Ovviamente se io ho una popolazione di 100 persone, teoricamente insomma, e l'11,8% mi risultano infette, è evidente che non è la stessa cosa nella popolazione eterosessuale. Io su 100 eterosessuali non ho 11,8 persone infette, ne ho molti di meno, ne ho 0,0 qualcosa, ecco, si stima. Per cui è evidente che la probabilità di venire a contatto con persone sieropositive all'interno della comunità omosessuale è decisamente molto più alta di quanto non avvenga nella comunità eterosessuale. Che poi le infezioni da HIV, le nuove infezioni da HIV siano in maggioranza, come dire, all'interno del mondo eterosessuale, vabbè, cioè, tra l'altro non nemmeno moltissimo di più, tra l'altro, cioè le percentuali non sono nemmeno poi così alte con la popolazione eterosessuale. Per cui è cioè quando viene dato quel dato lì, a mio parere viene anche interpretato in maniera molto errata, persino da parte della comunità gay, devo dire la verità. Hai detto che il progetto Sialon è stato rifinanziato dalla comunità europea, Commissione europea. Dalla Commissione europea. Ci puoi anticipare qualcosa di questa seconda parte? Riguarderà un maggior numero di città italiane? Come si svilupperà? No, allora, per quanto riguarda l'Italia, riguarderà sempre Verona. Riguarderà un maggior numero di paesi europei all'interno dell'Unione Europea,
sono 12 paesi europei anziché i 6 di prima, e in più stiamo anche aspettando la valutazione rispetto al profondo est europeo, quello che non è ancora Unione Europea, perché probabilmente andremo anche in Moldova, Georgia, ecco, e Bielorussia se non sbaglio, ecco. Per quanto riguarda l'Italia però devo dire è stato finanziato quest'anno il progetto che chiamiamo SIELON Italiano, che è praticamente una riproposizione del SIELON così come era stato il modello precedente, in 5 città italiane che dovrebbero essere Milano, Bologna, Roma, Catania e Napoli. E probabilmente partirà in concomitanza con il SIELON 2 europeo, in maniera da riuscire a fare le cose in maniera più coerente possibile in termini di tempi. Grazie. Prego.